Siamo ritornati in diretta qui a Masterchef in compagnia del nostro chef Melina, in compagnia di Rocco Bordino che sta componendo questo vulcano, questa torta, questo regalo che lo chef Melina ha fatto qui per gli amici di Masterchef questa sera. Lo vedremo il vulcano completato tra pochissimo, ma intanto partiamo con la puntata istituzionale di Masterchef, ovvero chef, primo piatto della serata. Allora, prima di iniziare a fare le tagliatelle, io mi devo fare la base, il sugo di pomodoro. Il sugo per le tagliatelle. Sì, sì. Quindi per le tagliatelle, tagliatelle verdi in forma. Quindi gli ingredienti che stiamo per dare, sì, sono per le tagliatelle. Per le tagliatelle. 600 g di prosciutto cotto, 100 g di burro, 500 ml di passata di pomodoro, 200 ml di besciamella, 200 g di formaggio grana, 10 g di sale, 300 g di spinaci, 4 uova e 1 kg di farina. Sì, naturalmente gli spinaci, le uova e la farina mi occorrono per fare l'impasto. Certo. Allora, ora vado a mettere burro. Andiamo a sciogliere il burro in padella. Sì. Mettiamo una foglia di basilico sì, nel burro che sta sciogliendo. Pronto? Pronto, buonasera. E buonasera, sono Maria da Crotone. Cara Maria da Crotone, buonasera, benvenuta. Buonasera. Ho chiamato per farvi complimenti per la trasmissione. Grazie. Complimenti per ieri sera, è stata stupenda. È vero, è stata una bella serata, grazie a voi, sì, grazie. Poi volevo dare una risposta a quel signore che voleva sapere gli ingredienti. Gli ingredienti per me, la primo posto è la dolcezza. Ah, ieri sera chiedevamo quali, un signore si chiedeva quali fossero gli ingredienti per il successo di Masterchef, è vero, grazie cara veramente signora. Ce ne sono tanti, ma al primo posto c'è la dolcezza, come conduce il programma e tutto il resto. È la bravura dei nostri chef, grazie Maria, un saluto grande a lei e a tutta Crotone, grazie. Grazie, grazie, buona serata. Grazie a lei, grazie. Allora, prosciutto. Prosciutto, abbiamo tagliato il prosciutto e l'abbiamo inserito nella padella. Pronto? Sì. Pronto? Sono da Cosenza, chiamo. Cara signora. Sì, buonasera. Mi chiamo Margherita. Siete state venerdì, mi sembra, a Cosenza, sì, alla Villa Vecchia. Sì, cara signora. Volevo sapere quando c'è la replica. Sì, quando c'è la puntata, non me l'hanno ancora segnalato, cara signora. Appena me lo diranno io ve lo comunico, va bene? Ok, comunque complimenti. Grazie a voi che anche a Cosenza ci avete accolto con affetto. Grazie cara signora, grazie. Arrivederci. Vi comunicherò la data della puntata della Villa Vecchia, ancora non la conosciamo. Chef Melina, lei ha abbandonato il sugo e sta parlando con Rocco Bordino, perché? No, stavo un attimino, ecco. Aiutando, perché questa è un'operazione particolare, vero? Sì. Stiamo spianando, ecco qua. Vedi, ecco. Con un allora, io ritorno dalla mia torta. La cucina, stiamo. Ho messo burro, sì, basilico e prosciutto cotto. Nel frattempo vado a fare l'impasto. L'impasto per le tagliatelle. Per le tagliatelle intanto verdi. Qui deve andare, ricapitoliamo, burro, basilico e prosciutto cotto. Poi ci manca la besciamella, devo aggiungere, e la passata. Lo facciamo dopo. Intanto sì, andiamo a fare l'impasto per... Vuole che abbasso un pochino? Magari. Mettiamo a 5? Sì, va bene. Ok. Prego, chef. Pronto? Buonasera, Simone. Buonasera, cara signora. Complimenti per la trasmissione. Perché avete tante compagnie e poi fate tante pranzi proprio buone.
Grazie, molto gentile. Speriamo che dura questa trasmissione, che è proprio bella. Speriamo che duri, certo, sì. Simone, sai cosa gli volevo dire? Che stasera sono stata a Merelle, mi hanno mandato per la replica e mi hanno detto che l'hanno fatto ieri sera, ma io vedo la Petrice solo Telespazio TV. La quale programma è stato? Allora, il MasterChef in tour che noi giriamo in giro per la Calabria nei centri commerciali Siris Ocean va in onda il venerdì alle 14 su Telespazio TV e la domenica sera alle 22 su Telespazio TV Studio 3. Ah, per questo io ieri non l'ho visto. Sì, cara signora, per questo. Ma perché... sono stata dispiaciuta che volevo venire a Merelle, però non stavo bene. Ma sicuramente, signora, magari la rivedremo poi in onda in un'altra occasione, va bene? Sicuramente magari la rimanderanno. Quando me l'hanno detto stasera, le vele che l'hanno fatto ieri sera, me l'ho proprio sentito. Voi state sempre sintonizzati su Telespazio TV perché ormai... Ma certo. Perché ormai... Siamo sicuri che siamo fortunati. Che ci abbiamo questo... Per esempio, io vado a rompere le uova. Ad esempio, lo chef Melina rompe le uova nel paniere. Signora, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci, buonasera. Buonasera. Allo chef. Lei ha rotto le uova nel paniere, pronto? Sì. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sì. Sono Caterina da Cosenza. Ciao Caterina, buonasera. Buonasera. Volevo chiederti, quando andrai in onda la puntata che registro a Cosenza? Ancora non lo sappiamo, ve lo comunicherò al più presto, va bene Caterina? Appena... Grazie, volevo fare i complimenti allo chef. Grazie, cara Caterina, allora. Ve lo facciamo sapere al più presto della puntata di Cosenza. Ciao e grazie. Grazie, ciao. Per esempio, ho messo spinaci nelle nostre uova del paniere, un pizzico di sale magari. Sì. E la farina. Certamente per impastare vado a togliere i guanti. Va bene. Tanto invece il nostro Rocco continua a riempire il nostro pan di Spagna di crema bianca. Prego chef. Allora. Intanto aggiungiamo. Sì, la nostra passata. Passata di pomodoro nel sugo che stiamo preparando. E per finire la besciamella. Intanto io mi scuso con i nostri ospiti, ma non abbiamo presentato anche coloro che sono seduti qui in studio. Chef, questa è stata una mancanza sua, vero? Sì, vero? Sì, assolutamente sì. Ecco, bene. E allora, li vuole presentare? Allora, alla mia sinistra è Francesco Russomanno, il ragazzo di mia figlia, così dice lui. E poi c'è mia figlia, Elisabetta Melina. Buonasera. E poi c'è mio nipote che non mi lascia mai, Maria Giovanna Vallone. Ci ha accompagnato veramente in tutte le puntate in cui ha partecipato Melina. Buonasera ragazzi, buonasera anche a voi. Scusate la dimenticanza. Siamo partiti dello chef Melina che ha dimenticato per la torta Vulcano. Andiamo chef. Allora, scherzo a parte, io vado a fare, se no si tagliatelle stasera. Sì, che verranno benissimo. Allora. Mettiamo la nostra farina. Tagliatelle verdi, quindi queste con gli spinaci. Sì. Ricordiamo che magari chi non dovesse gradire gli spinaci, quale altra verdura può usare per fare le tagliatelle verdi? Ci sono tante verdure. C'è quel tipo di verdura che una volta ha portato il bravo collega... Con la bieta, ad esempio, si può usare? Sì, 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 con la bieta. Lui la ha portato... cicoria? La cicoria pure, sì, sì. Ha portato un'altra erba che si trova nei nostri campi. Il nostro Cristoffo, una sera chissà, io non me la ricordo come si chiamava, però comunque non mi ricordo proprio quale fosse. Ne ha portate tante di erbe, Cristoffo, ha portato però tanti esemplari che... Ne ha portata una che era simile alle ortiche. Quelli sono... Non me lo ricordo, va bene, usciamo, non ce lo ricordiamo. Stiamo facendo le tagliatelle verdi. Sì, questo è un piatto semplice. Praticamente c'è la nostra formina, poi la andiamo a imburrare, si mette lì prosciutto, cotto, si può fare con il salmone pure.
intanto vediamo, dobbiamo verificare che i bignè, eccoli qua, intanto che lo chef